Lei dove lavora? All'ospedale Carfoncello. In ospedale mi occupo della sanificazione dei locali. Si tiene anche i guanti su? Sì, per sicurezza sì. Sono quotidianamente al fianco di medici ed infermieri nei reparti Covid, come nelle case di riposo e in tanti altri luoghi dove l'igiene deve essere costantemente al massimo livello. Sono le lavoratrici e i lavoratori del settore pulizie, classificato come multiservizi. Un impegno e un rischio soprattutto femminile pagato pochi euro. Sono donne che hanno comunque una retribuzione molto bassa, pari a circa più di 5 euro netti all'ora. Sono part time. Abbiamo lavoratrici che lavorano anche soltanto 3 ore la settimana. 3 ore la settimana a 5 euro netti al mese. Si può capire quanto è misera la loro retribuzione. Soldi stabiliti dal contratto nazionale scaduto da tempo e al centro di una nuova contrattazione, secondo i sindacati, al ribasso. Per questo hanno manifestato davanti alla sede degli industriali di Treviso. Questo perché, secondo noi, questo contratto collettivo nazionale deve dare due risposte. Una risposta sul salario e quindi sulle retribuzioni e una risposta sulle condizioni di lavoro. Quindi diciamo no agli appalti al massimo ribasso, diciamo no alle ore di straordinario non retribuite e diciamo no a un peggioramento delle condizioni della malattia.